Ciao a tutti e benvenuti o bentornati in questo nuovo video. E sì, avete capito bene, oggi finalmente mapperemo la mia Aprilia Tuono 1100. Faccio un piccolo recap per chi si fosse perso i video precedenti. È passato ben un anno da quando sono andato ad installare lo scarico racing della Spark alla mia Aprilia Tuono, quindi abbiamo scatalizzato la moto, ma di proposito non ho voluto mappare proprio perché volevo provarla con la mappa stock per vedere prima cosa se la moto andasse male, come si comportasse e una serie di fattori che ero io, come ben sapete, terribilmente curioso, e capire la differenza tra una mappa stock a moto scatalizzata e una mappa prettamente racing studiata apposta con questo scarico, con questo setup, proprio appunto per vedere se ci saranno sostanziali differenze. Vi dico la verità, dopo un anno di utilizzo con questa mappa stock in questa configurazione, vi dico la verità, la moto non va proprio male, però avvertivo delle piccolissime imperfezioni, soprattutto alle marce alte e ad alti regimi, avvertivo dei piccoli vuoti, dei piccoli mancamenti che io spero che con questo nuovo acquisto andremo a colmare, e spero di donare una nuova personalità a questo mostriciattolo. E se vi state chiedendo ma la mapperai tu, ebbene sì, la mapperò io grazie a questo piccolissimo aggeggio che sono andato a comprare, AppMap 800 se non mi sbaglio. Questo aggeggio permette di interfacciarsi tramite Bluetooth al cellulare e soprattutto ovviamente alla moto, e io nello specifico sono andato ad acquistare una mappa racing direttamente dal buon Gabbro. Penso che il soggetto non ha bisogno di presentazioni, è un mostro per quanto riguarda il mondo Aprilia, quindi sono andato praticamente ad occhi chiusi e sono terribilmente curioso di vedere come va questa mappa. Quindi andiamo ad aprire, andiamo a vedere come funziona, così la installiamo insieme, vediamo un po' il funzionamento. Ovviamente prima di entrarci nel video e vedere nello specifico, vi invito a lasciare un bel like al video e, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale, perché tantissimi di voi visualizzano ma ancora non sono iscritti, quindi mi raccomando, l'iscrizione è gratuita, così mi aiutate a crescere come canale e a portare sempre più contenuti di qualità, ma soprattutto interessanti, proprio come questo. Detto ciò, bando alle ciance, apriamo questo pacchettino e vediamo cosa ne viene fuori. Ed ecco qui, come vi dicevo, un unboxing, davvero poco unboxing, perché abbiamo soltanto due accessori. Quindi il primo accessorio è il pezzo forte, diciamo il cuore, l'app map, dove è una sottospecie di centralina che va interfacciata al nostro smartphone tramite Bluetooth, e questo cavo ovviamente che va dall'app map alla presa OBD oppure alla presa della diagnostica, che dir si voglia, della Aprilia Tuono. Quindi adesso andremo a smontare sella passeggero e sella conducente e facciamo un po' di collegamenti. Nel frattempo scaricheremo l'app su smartphone dell'app map per l'appunto e vediamo un po' di interfacciare il tutto. Quindi per prima cosa ci armiamo di chiavi esagonali e andiamo a smontare la sella. E smontata la sella, vi faccio vedere com'è la situazione qui sotto e vediamo come collegare l'app map. Eccola qua la situazione cavi. Onestamente non so ancora dove mettere mano, ma vediamo. Olè. Grazie Gabbro. Eccolo qui questo aggeggino che ci farà mappare la moto. Veramente ben fatto, pensavo fosse più grande, in realtà no, ma vediamo. Questi invece sono i cavi da dover collegare all'app map. Eccolo qui, semplicissimo. Questo rosso va sulla presa della diagnostica e questo qua all'app map. Questo lo colleghiamo qui, lo sto facendo per la prima volta insieme a voi. Eccola qua, collegata. E ora questo cavo lo colleghiamo sotto la sella conducente, come vi ho fatto vedere. Eccolo qui, proprio collegato qui, dobbiamo staccarlo. Eccolo qui, così possiamo collegare il nostro app map. La magia è fatta. Non ci resta che prendere lo smartphone, scaricare l'app, ma io già l'ho fatta, ma dobbiamo configurare, quindi accedere all'app e configurare il telefono all'app map tramite Bluetooth, in modo che riconosce il modello di moto, e possiamo scaricare la mappa originale, così possiamo ripristinarla in qualsiasi momento. E soprattutto il punto forte, il pezzo forte di questo video, ossia la mappa racing. Quindi andiamo. Ed eccoci qui, non so se si riesce a vedere, telefono. Ora andiamo sull'app map che abbiamo scaricato, eccola qui, apriamo,
e qui dobbiamo configurare l'app map al telefono. Però intanto dobbiamo attrezzarci con il mantenitore di carica, perché ho letto che è un processo abbastanza lungo, quindi per non rimanere con la batteria a terra colleghiamo anche il mantenitore di carica. Perfetto, mantenitore attaccato, ora configuriamo il tutto. Eccoci qui, abbiamo scaricato la mappa Race, installiamo appunto questa mappa Race. Installiamo, vuoi installare la nuova mappatura? Confermo. Ed eccoci qui, ora scarica la mappa, noi ci mettiamo tranquilli qui e vediamo cosa succede. A few moments later. Ed ovviamente inizialmente questo errore non riuscivo a capire cosa fosse. Non volevo neanche immaginare che io avessi un software installato sull'Aprilia Tuono troppo obsoleto, quindi non mi permetteva di installare la mappa. Ho chiesto al buon Gabbro, molto molto disponibile, il quale mi ha detto: hai il software troppo obsoleto, ovviamente, quindi dovrai recarti in un'officina specializzata Aprilia per poter aggiornare il firmware della Tuono e finalmente installare la mappa. Ovviamente inutile dirvi l'enorme epopea per poter aggiornare questo benedetto software, perché sì, Aprilia, nonostante pecca in assistenza per quanto riguarda i pezzi di ricambio eccetera, è un'epopea, è un'odissea anche fissare un appuntamento eccetera eccetera. Quindi, dato che le clip precedenti le avevo registrate in pieno periodo estivo e ovviamente le officine erano colme di lavoro, poi aggiungici che le officine ufficiali Aprilia sono quello che sono, almeno in Campania, ho fatto passare un mese, anzi, che dico, è passato più di un mese, però finalmente ce l'abbiamo fatta. Per la serie appartengo anche io al team Mai Una Gioia, ma finalmente abbiamo aggiornato il firmware e installiamo la mappa Race, quindi andiamo e vi faccio vedere il processo di installazione della mappa e finalmente dopo la proviamo. Eccoci qui, mappa appena installata, sono terribilmente curioso di provarla, la moto è strafredda, siamo appena partiti, ovviamente questa prova aprirà un'altra prova a questa prova, scusate il gioco di parole, perché sta piovendo un giorno sì e l'altro pure, però dato che ormai abbiamo installato questa mappa da non so quanto tempo, questa prova non sarà, diciamo, spinta estrema, perché come potete vedere l'asfalto è in condizioni pietose, quindi alziamo un pelo il TC, magari lo mettiamo a 5, però l'intento di questo video, o meglio l'intento di questa clip, di questa prova, è vedere se effettivamente è cambiato qualcosa, perché alla fine io credo che con una mappatura i miglioramenti o i peggioramenti, dipende ovviamente, vi si avvertono anche a basse velocità, non necessariamente spingendo al limite la moto. Una bella granatina, adesso sto sentendo che quando usi il cambio elettronico, una primissima sensazione, adesso che la moto si è ben scaldata, avverto il rilascio gas, avverto un freno motore leggermente più accentuato rispetto a prima, nonostante abbiamo la mappa sport. Ora mi sto accorgendo che quando vado a lasciare gas, tipo così, la moto tende a frenare di più. Questa è una primissima sensazione. Un'altra cosa che sto notando: siamo in prima marcia, ora in seconda, a prima apertura di gas ha molto meno effetto on off, non che prima avesse tutto questo on off, anzi diciamo che strattonava leggermente, vibrava un po'. Adesso noto che già dalla prima apertura noto la moto scorrere di più, ma in rilascio, come vi dicevo, abbiamo un po' più di freno motore, ovviamente risolvibile andando ad inserire la mappa user, quindi posso andare a regolare l'intensità del freno motore e una serie di parametri che voi già conoscete. Ovviamente vi invito a restare sintonizzati, perché non appena il tempo lo permetterà facciamo una bella uscita per testare come si deve questa mappa Race. Proviamo un po' un'accelerazione. Ok,
Allora, nella zona alta del contagiri noto più potenza, mi spiego meglio, la sento proprio che va di più, cioè mi si alleggerisce nel vero senso della parola l'anteriore, sento la moto spingere molto di più rispetto a prima, è come se prima nella zona alta, arrivata ad un certo punto di giri, tendesse a murare, adesso tutt'altro, anzi la sento proprio andare, cioè proprio me le chiede le marce una dopo l'altra. Io non vedo l'ora di provarla in condizioni più umane, perché veramente secondo me è roba da uscire di testa, veramente ci sarà da divertirsi assolutamente. Cambiamento, diciamo quel level up, è proprio nella zona alta del contagiri, perché vi ripeto, una sensazione, ma non è soltanto una sensazione, la moto spinge realmente di più. Un'altra cosa che ho notato e sto notando, le ventole di raffreddamento attaccano ad una temperatura inferiore rispetto a prima. Secondo me è molto più comodo così, la ventola inizia a raffreddare già ad una temperatura inferiore rispetto a prima, così da permettere alla moto di raffreddarsi. E siamo ritornati da questo giro, che dire ragazzi, io vi invito ancora una volta a restare sintonizzati, perché non vedo l'ora di provarla a fondo insieme a voi. Da questi primissimi metri, primissimi chilometri, una sensazione, un'idea me la sono fatta, quindi spero di avervi aiutato magari a scegliere se installare oppure no una mappa. Io vi consiglio, adesso praticamente l'ho usata in entrambi i modi, scatalizzata senza mappa e scatalizzata con la mappa, da questi primissimi metri vi posso dire che la moto è cambiata, ci sono stati dei miglioramenti. Che dire ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un bel like e ovviamente non dimenticate di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao! Like a bride in Atlanta, she's just a lean and friendly.